Lucca Comics and Games 2016. Che dire, devo cominciare innanzitutto con ringraziare davvero di cuore tutti voi. Eravate tantissimi all'Indie Raduno ed eravate tanti anche che mi avete fermato per strada per un saluto, una foto insieme. E io ero contentissima e super emozionata. Davvero grazie, boh, la soddisfazione più soddisfatta che mi avete dato in questa fiera. Grazie, grazie. Ringrazio in particolar modo Sara, una ragazza che all'Indie Raduno mi ha regalato questo. È un peluche di Indie fatto da lei a mano. È bellissimo, è la versione un gatto per sognare, un gatto per cambiare col fiocchettino. Cioè, non potete capire, io boh, mi veniva da piangere quando me l'ha consegnato. Grazie Sara, se stai guardando, è bellissimo, è diventata la mia mascotte. India prova. Ringrazio anche Margherita che mi ha regalato questo bellissimo disegno di me, Indie, targato Lucca Comics 2016. È fantastico, lo adoro, grazie. La mia Max Rambaldi, l'autrice dei disegni di Indie, che la ringrazio sempre perché è bravissima e boh, mi dà sempre la carica per essere più creativa possibile. Ringrazio lo staff dello stand Sherlock Holmes a Lucca che ha ospitato il nostro Indie Raduno e mi ha prestato il tavolo ove appoggiarci. E mi hanno anche omaggiata di questo bellissimo segnalibro fatto a mano. Guarda, c'è Mr. Holmes qui. È fantastico. Ringrazio Marco Albiero, che io adoro e mi ha fatto vedere alcuni dei suoi lavori in anteprima, lo adoro ancora di più. E soprattutto ringrazio gli amici con i quali ho trascorso questa trasferta lucchese e le nostre avventure barra disavventure nell'appartamento dove abbiamo tentato di cucinare, fare i grandi chef e tutto. Con buoni risultati, dai. Non abbiamo bruciato la casa, quindi sono buoni risultati. Ma soprattutto coi quali ci siamo divertiti in momenti di imbarazzo, cosplay con filmini assolutamente idioti, che io ho avuto l'accuratezza di registrare in ogni particolare. Cameraception, non te! Poi ovviamente dopo che una sera ci siamo messi a guardare video assolutamente deficienti su YouTube, è esploso il momento omaggio a Sandu Ciorba e tutti i frutti Summer Love di Günther. Vabbè, sta roba qua, raga. E poi braccio! Grazie ancora a tutti voi, sono stata contentissima di avervi conosciuto e spero a presto.